In vista della commemorazione dei defunti, si preannunciano delle modifiche alla regolamentazione veicolare nella zona Angeli, dove è presente il cimitero e si prevede una maggiore affluenza di cittadini che vi si recano per portare un fiore ai propri cari che non ci sono più. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2022, dalle ore 7 alle ore 18, viene istituito infatti il divieto di sosta con rimozione forzata in ambulati in corso Vittorio Emanuele, da Corso Umberto a Via Reditalia, largo Badia, via Paolo Emiliani Giudici, fino a via Pugliese Giannone. Via Tumminelli, via Castello di Pietrarossa, via Medaglie d'Oro, via Angeli. Sospesa inoltre la circolazione veicolare nella zona Angeli, tranne che per i residenti muniti di apposito permesso, eccezione valida anche per gli autobus urbani, mezzi di pronto intervento e di pronto soccorso e veicoli al servizio di persone con disabilità muniti sempre dell'apposito contrassegno. Circolazione sospesa in particolare nella zona ricadente all'interno del perimetro delimitato da Via Giudici, Via Tumminelli, Via Roma, Via Pietraperzia, Via Angeli, Via San Domenico, Via Vasellai, Via Medaglie d'Oro. Senso unico di marcia. In Viale Medeo da Via Roma a Viale Regina Margherita. I veicoli provenienti da Via Stazzone e da Via Cignirella dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra per Viale Medeo, verso Viale Regina Margherita. Per gli autobus e navetta si prevede una corsia riservata in corso Vittorio Emanuele tra Via Medaglie d'Oro e Piazza Garibaldi, lì dove viene istituito il divieto di sosta con rimozione per permettere agli stessi di percorrere il tratto in senso inverso rispetto all'ordinaria circolazione. Anche nei giorni precedenti, cioè 28 e 29 ottobre, potrebbe essere sospesa in base alle esigenze la circolazione veicolare, tranne per le autovetture al servizio delle persone con disabilità in via Angeli dal Civico 83 al piazzale Cimitero. Si potrà circolare nel tratto di via Medaglie d'oro, compreso tra corso Vittorio Emanuele e Badia, e l'entrata del parcheggio multipiano, per permettere ai cittadini di posteggiare le auto al suo interno. Saranno individuate delle zone per la sosta delle autovetture al servizio di persone con disabilità munite di regolare contrassegno e il tragitto consentito ai taxi, itinerario previsto anche per i residenti per raggiungere le proprie abitazioni e comunque non potranno sostare dove insistono i divieti. Vietato infine nelle zone interdette la circolazione veicolare della zona, il commercio su aree pubbliche effettuato in forma itinerante con qualsiasi mezzo.